Good evening. Qualche giorno fa, in una vittoria per la libertà religiosa, la Corte Suprema si è pronunciata contro la California, dicendo che le loro restrizioni su studi biblici a casa e altre riunioni religiose sono incostituzionali. A Hong Kong, l'impianto di stampa per la nostra edizione di Hong Kong è stato attaccato ancora una volta, questa volta da uomini mascherati che brandivano dei martelli. Infine, nei Caraibi c'è stata una gigantesca eruzione vulcanica sull'isola di San Vincent. Gli abitanti si sono spaventati e volevano andarsene. Tuttavia, il primo ministro ha annunciato che solo le persone vaccinate potevano salire sulle barche di evacuazione. Ripercorriamo insieme queste storie. Questo è Fact Matter e io sono Roman di Epoch Times. Ora cominciamo la discussione di oggi con Hong Kong. Forse non lo sapete, ma Epoch Times ha una presenza abbastanza forte a Hong Kong, dove stampiamo sia un giornale in lingua cinese che uno in lingua inglese. E la nostra edizione online di Hong Kong riscuote un grande successo, perché siamo indipendenti e osiamo denunciare la sovversione comunista. Beh, vedete, l'ambiente dei media a Hong Kong è piuttosto particolare, perché se pensavate che la situazione dei media in America fosse brutta, beh, a Hong Kong praticamente tutti i media si sono inchinati ai comunisti. Un sacco di media locali sono o controllati dal Partito Comunista Cinese o si sono venduti, oppure si autocensurano per salvarsi da soli. Ci sono solo una manciata di media indipendenti a Hong Kong che non sono controllati dal Partito Comunista, e tra questi Epoch Times è uno dei più grandi, se non il più grande. Tuttavia, Hong Kong è tecnicamente parte della Cina, e dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale di qualche mese fa, le cose si sono messe piuttosto male, anche se non erano già tanto buone prima. Per esempio, due settimane fa, uno dei nostri reporter ha prodotto un servizio che smaschera la pratica del Partito Comunista Cinese di prelevare organi dai prigionieri di coscienza vivi, il che potrebbe essere letteralmente il crimine del secolo. E subito dopo che questo servizio era andato in onda, la giornalista Rachel Wong dice di essere stata minacciata dalla polizia della Cina continentale, che le ha detto di scegliere tra due opzioni: smettere di produrre programmi per Epoch Times o subire l'arresto secondo la legge della sicurezza nazionale. Potreste aver già visto il video che abbiamo prodotto per documentare un incendio volontario dopo l'irruzione nella nostra tipografia da parte di uomini mascherati 2 anni fa. Nel caso non lo ricordiate, ecco uno spezzone del video. Purtroppo, lunedì, la nostra tipografia di Hong Kong è stata attaccata di nuovo. Questa volta 4 uomini mascherati che brandivano dei martelli hanno fatto irruzione e hanno distrutto i nostri computer e le nostre attrezzature per la stampa. È successo così. Circa alle 4 di mattina una delle nostre dipendenti stava tornando in tipografia quando ha notato un uomo che stava chiacchierando al cellulare. Quando è entrata dentro e ha cercato di chiudere la porta scorrevole dietro di lei, quest'uomo è passato dalla porta impedendole di chiuderla. L'uomo ha cominciato a inveire contro di lei, poi sono arrivati all'improvviso altri 3 uomini che hanno fatto irruzione. 2 di loro avevano dei martelli e 1 di loro aveva una borsa di plastica con un coltello dentro. Una volta entrati nella struttura hanno cominciato a distruggere i nostri macchinari per la stampa, i nostri pannelli di controllo e i nostri computer. Un uomo aveva un sacco pieno di detriti da costruzione che ha gettato nella nostra macchina da stampa, rendendola difficile da usare. Ora, l'intero attacco è durato circa 2 minuti e quando gli uomini sono fuggiti hanno rubato uno dei nostri computer, sono saliti su un furgone bianco e se ne sono andati. A quel punto il nostro staff ha chiamato la polizia, che è arrivata poco dopo. Per ora gli aggressori non sono stati ancora identificati né trovati. Ora Cheryl Ng, una portavoce della nostra edizione di Hong Kong, ha detto che questa intrusione è tipica del Partito Comunista Cinese e che secondo lei lo scopo è quello di mettere a tacere una testata indipendente da riportare la verità. Tuttavia ha anche affermato che l'edizione di Hong Kong di Epoch Times non si piegherà alle minacce violente ed è in procinto di riparare l'attrezzatura danneggiata. Ha anche espresso la speranza che la polizia di Hong Kong risolva il caso e porti i 4 uomini davanti alla giustizia. Per vostra informazione, questo è il 5º attacco alla nostra tipografia di Hong Kong, da quando è stata fondata nel 2006. Questa è la realtà quando si pubblicano notizie dentro i confini di un regime comunista. Per fortuna Hong Kong è ancora semilibera, quindi possiamo ancora pubblicare notizie lì. Tuttavia, quando avevamo un ufficio all'interno della Cina continentale, era tutta un'altra storia. 20 anni fa la polizia cinese ha fatto irruzione nell'ufficio.
hanno chiuso e i nostri membri dello staff sono stati arrestati, imprigionati e alcuni di loro sono stati anche torturati. Così quando mi siedo qui e vi dico che non importa cosa succede, non importa cosa succede su YouTube, non importa cosa succede con questo clima politico e con le big tech, continueremo a riportarvi i fatti onestamente, dico sul serio. Noi qui a Epoch Times continueremo a riferire onestamente, nonostante tutto. Non importa quanta pressione subiamo, continueremo a denunciare la sovversione comunista qui in America e nel mondo. Non ci svenderemo e non importa quanti teppisti violenti ci attaccheranno e quanti media convenzionali cercheranno di diffamarci, noi continueremo a riportarvi le notizie in modo onesto. Se volete leggere di più su questo recente attacco a Hong Kong, vi metto sotto il link dell'articolo e del filmato delle telecamere di sicurezza. Ora parliamo della Corte Suprema. Qualche giorno fa la Corte Suprema si è pronunciata contro le restrizioni che la California ha messo in atto contro gli studi biblici in casa, così come altre riunioni religiose. Querelanti sostenevano che queste restrizioni erano una violazione dei loro diritti del primo e quattordicesimo emendamento, cioè il diritto di riunione, il diritto di riunirsi pacificamente, così come il diritto di praticare liberamente la loro fede. Spiegando la sua logica, ecco come la Corte Suprema ha motivato la sua decisione. I richiedenti hanno la probabilità di riuscire nel merito della loro rivendicazione di libero esercizio, sono irreparabilmente danneggiati dalla perdita dei diritti di libero esercizio, anche per minimi periodi di tempo. Lo Stato non ha dimostrato che la salute pubblica verrebbe messa in pericolo impiegando misure meno restrittive. Ora questa è la quinta volta che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la Corte d'Appello del Nono Circuito sulla questione delle restrizioni della California. La sentenza precedente risale a febbraio, quando hanno annullato un'altra serie di restrizioni sulle chiese. In questi casi la Corte ha dovuto applicare uno scrutinio molto rigoroso, perché, come hanno scritto nel loro articolo di opinione, il sistema blueprint della California contiene una miriade di eccezioni e adattamenti per attività comparabili, richiedendo così l'applicazione di uno scrutinio rigoroso. Queste eccezioni sono negozi di liquori, negozi di ferramenta e grandi rivenditori. Quindi il fatto che le chiese siano state escluse doveva essere visto più rigorosamente. Ora, questa sentenza è stata una decisione di misura, 5 voti a 4. A sostegno della libertà religiosa c'erano i giudici conservatori, tutti tranne il presidente della Corte Suprema, John Roberts, che si è effettivamente schierato con l'ala liberale della Corte. Il ragionamento dell'ala liberale era che la politica della California riguardante le riunioni in casa si applicava a tutte le riunioni, indipendentemente dal loro scopo. Ecco cosa hanno scritto in una opinione dissenziente. È stata adottata una restrizione generale su tutti i tipi di raduni in casa, sia religiosi che secolari. La California non deve trattare le riunioni religiose a domicilio allo stesso modo dei negozi di ferramenta e dei saloni di parrucchiere, quindi anche ai ritrovi secolari in casa. In ogni caso, con questa sentenza, la California non può più limitare i servizi religiosi a domicilio. Noi di Epoch Times abbiamo contattato gli avvocati dei querelanti e degli imputati del caso, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ora parliamo un po' dei passaporti dei vaccini. Mentre si stanno infiammando le discussioni su questi passaporti, lo scorso weekend abbiamo avuto un assaggio di come potrebbe essere il mondo con questi passaporti. Questo perché, dopo decenni di inattività, c'è stata una gigantesca eruzione vulcanica di cenere di quasi 10 km su St. Vincent, un piccolo paese dei Caraibi. E dopo l'esplosione del vulcano, gli abitanti si sono spaventati, ovviamente, e volevano lasciare l'isola principale. Tuttavia, il primo ministro di St. Vincent ha dichiarato che solo le persone vaccinate per il Covid avrebbero potuto salire sulle navi da crociera per l'evacuazione dall'isola. Ripeto, ha detto che solo le persone vaccinate potevano salire sulle navi di evacuazione. Ecco cosa ha detto ai giornalisti. L'ufficiale medico capo identifica le persone già vaccinate in modo che possiamo farle salire sulla nave. Quelle che sono vaccinate può farle salire sulla nave. Ora, secondo i dati dell'OMS, solo circa 11.000 residenti di St. Vincent hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il che significa che solo circa il 10% dei residenti erano già, tra virgolette, vaccinati e sembra che abbiano avuto la precedenza nella fuga dal vulcano. Gli sfollati sono stati accettati nei paesi vicini caraibici come Santa Lucia, Grenada, Antigua e Barbados, ma di nuovo solo a condizione che gli sfollati fossero completamente vaccinati contro il virus. Ora, le persone che non sono potute partire non sono state lasciate a morire, perché dopo l'eruzione St. Vincent è stata ricoperta da un sottile strato di cenere e un forte odore di zolfo, ma fortunatamente non c'era lava che fuoriusciva dal vulcano. Per inciso, per questo motivo, circa 100 anni fa lo stesso vulcano eruttò e uccise più di 1.000 persone. Ora, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi di questo. È stata una decisione ragionevole per il primo ministro permettere solo alle persone vaccinate di evacuare?
O questo potrebbe creare una società di due livelli, con privilegi diversi per i vaccinati rispetto ai non vaccinati? Mi piacerebbe leggere la vostra opinione. Lasciateci un commento qui sotto. Se volete leggere di più su quanto accaduto a St. Vincent, il link dell'articolo sarà, come sempre, nella descrizione sotto il video. Ora parliamo del Texas. Qualche giorno fa il governatore ha firmato un ordine esecutivo che vieta l'obbligatorietà di mostrare passaporti vaccinali del Covid all'interno dello Stato del Texas. Simile a ciò che ha fatto la Florida la scorsa settimana. In particolare, questo ordine esecutivo del Texas impedisce alle agenzie statali che ricevono fondi pubblici di richiedere a una persona di mostrare un passaporto vaccinale per ricevere beni, servizi o per entrare in un edificio. All'emissione dell'ordine esecutivo, ecco cosa ha detto il governatore del Texas, Greg Abbott. Ogni giorno i texani tornano alla normalità, mentre sempre più persone ricevono il vaccino Covid. Infatti, questa settimana il Texas supererà i 13 milioni di dosi somministrate. Queste iniezioni aiutano a rallentare la diffusione del Covid, a ridurre i ricoveri e a ridurre gli incidenti mortali. Ma come ho sempre detto, questi vaccini sono sempre volontari e mai forzati. Il governo non dovrebbe richiedere a nessun texano di mostrare la prova della vaccinazione e rivelare informazioni private sulla salute solo per andare avanti nella loro vita quotidiana. Ora, in generale, questo si collega a un più ampio dibattito su questi passaporti che diversi paesi, così come le compagnie aeree, hanno lanciato l'idea di utilizzare. Infatti, proprio la settimana scorsa abbiamo riportato di New York, che è diventato il primo Stato d'America a lanciare quello che hanno chiamato l'Excelsior Pass, un sistema che richiede ai newyorkesi di mostrare la prova della vaccinazione ai grandi eventi. Ora, i critici di questi passaporti dicono che creeranno essenzialmente due classi di persone, i vaccinati e i non vaccinati. Inoltre, secondo l'ACLU, se è richiesto uno smartphone come passaporto per i vaccini, come accade a New York, ciò influirebbe negativamente sulle persone a basso reddito. Ecco cosa hanno detto in una dichiarazione. Un sistema esclusivamente digitale, sia per progettazione che per questioni pratiche, sarebbe un fallimento perché aumenterebbe la disuguaglianza. Molte persone non hanno lo smartphone, compreso un numero sproporzionato di alcune delle nostre comunità più vulnerabili, come le persone a basso reddito, con disabilità o senza casa. Inoltre, l'ACLU ha detto che il sistema dei passaporti dovrebbe anche essere decentralizzato, non dovrebbe permettere il tracciamento e non dovrebbe permettere la creazione di nuovi database. E così, in questo momento, sembra che diversi stati stiano andando in direzioni molto diverse, con stati come New York che stanno testando i passaporti per i vaccini, mentre stati come la Florida e il Texas che li stanno vietando completamente. Per quanto riguarda ciò che accadrà in futuro, solo il tempo ce lo dirà. Se volete leggere di più su questi passaporti vaccinali, i link sono nella descrizione sotto questo video per farvi la vostra idea. Ora passiamo al confine meridionale degli Stati Uniti. Secondo un esperto al confine che ha intervistato una nostra reporter sul posto, gli immigrati illegali stanno noleggiando bambini per attraversare il confine. Un problema simile a quello che si è verificato durante l'ondata al confine del 2019. Allora il Dipartimento di Sicurezza Nazionale aveva istituito un test rapido del DNA, il quale ha rivelato che il 30% delle famiglie che stavano arrivando dalle due aree del test, di El Paso e Rio Grande Valley, non erano realmente delle famiglie di consanguinei. Solo per fare un esempio, in un caso un uomo dell'Honduras aveva comprato un bambino di 6 mesi in Guatemala per spacciarsi come suo padre e ottenere il rilascio prioritario. Secondo l'ex segretario ad interim del DHS, noleggiare un bambino ha un costo che varia da meno di $100 a più di $1000. Ecco cosa ha detto durante un'intervista di 2 anni fa. Tutti sanno che se portano un bambino avranno il permesso di rimanere negli Stati Uniti. Lo chiamano passaporto per la migrazione. Ora, la ragione per cui parliamo così tanto del 2019 è che sembra che la stessa cosa stia accadendo di nuovo. Ma finora il governo Biden non ha implementato un test del DNA per le famiglie, quindi non abbiamo dati per un confronto. Tuttavia, ora, nel 2021, il numero di persone all'interno di unità familiari che vengono arrestate dalla pattuglia di confine sta aumentando bruscamente ogni mese. A febbraio quasi 19.000 persone all'interno di unità familiari sono state arrestate, che è più del doppio di gennaio, e i numeri di marzo sembrano essere ancora più alti. In effetti, le strutture di confine sono così sovraccariche in questo momento che in alcune aree le famiglie vengono rilasciate in America senza nemmeno avere una data di comparizione per il Tribunale per l'Immigrazione. Noi di Epoch Times abbiamo intervistato Mark Morgan, che è l'ex commissario dell'interim dell'Agenzia della Dogana e della Protezione delle Frontiere, che ha detto di essere convinto che anche adesso i bambini vengono noleggiati agli adulti
e che la situazione è destinata a peggiorare. Ecco cosa ha detto: penso che stia accadendo proprio ora. Per quanto riguarda l'entità non so dire, ma la mia comprensione è che la stessa quantità di risorse che avevamo nel 2019 per la stessa ondata, per essere davvero in grado di trovare e determinare le famiglie false, ora non c'è. In fin dei conti no, non posso determinare definitivamente chi sono queste persone per ogni singolo caso. Inoltre abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Tom Homan, ex direttore ad interim dell'ICE, che ha ribadito che il governo Biden non ha implementato un test del DNA diffuso sulle famiglie. Ecco cosa ha detto: quando ero direttore dell'ICE avevamo indagini criminali in cui i bambini venivano noleggiati dai cartelli per farli passare per un nucleo familiare. Una volta rilasciati venivano rimandati in Messico e rinoleggiati di nuovo. Succede. Per quanto riguarda ciò che i cartelli pensano dell'attuale governo, ecco cosa ha detto il signor Homan: nessuno sta festeggiando più dei cartelli criminali in Messico per questa presidenza. Sono stufo di sentirli definirsi umani. Quando fai losing che mettono le persone più vulnerabili nelle braccia dei cartelli criminali, è pericoloso. Ora, noi qui a Epoch Times abbiamo contattato i funzionari del Dipartimento della Sicurezza Nazionale e dell'Agenzia delle Dogane e della Protezione delle Frontiere per chiedere loro quali misure adottano per verificare le unità familiari, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Se non l'avete ancora fatto, cliccate sul pulsante mi piace per l'algoritmo di YouTube, iscrivetevi al nostro canale YouTube e YouMaker e al canale Fact Matter Italia su Telegram. Ci vediamo alla prossima puntata, questo è tutto per oggi. Sono Roman di Epoch Times, restate informati e restate liberi.